Ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Io sono Elisa, sono un'estetista e mi vedete tutte in gingheri perché sto per uscire a cena finalmente. Col fatto che in realtà non ci vediamo da un po', ho detto dai, adesso che sono un pochino presentabile, che mi sono data un po' una sistemata, magari posso permettermi di tornare su questa piattaforma e di dirvi un po' che cosa è successo. Quindi mi prendo qualche minuto per spiegarvi il perché me ne sono sparita un po'. E poi iniziamo con tutti i prodotti di questo mese che vi avviso saranno tantissimi. Allora, come sapete, tutte le volte che dico da adesso inizierò a fare più video succede poi qualcosa per cui non lo faccio. Quindi smetto ufficialmente di dire questa cosa anche se so di avere più tempo perché è come se me la gufassi da sola. Ho avuto un sacco di problemi, ma alcuni, cioè, parliamo di cose abbastanza leggere. Recentissimamente ho anche affrontato questa avventura, non so se vi è mai capitato di che vi si bucasse, cioè scoppiasse una ruota, un pneumatico, bene, mi è successo. In più mi si è anche bloccato il volante, non so come io abbia fatto a non fare danni a cose, persone, eccetera, eccetera. Però, ahimè, come potete vedere, sono qua, sono viva e vegeta e non è successo niente di grave. La cosa divertente è che, in particolar modo, quel giorno lì che ho forato, ho parcheggiato la macchina, sono uscita e mi sono catapultata in un cespuglio di spine, di rovi. Io non lo so, non ho mai visto una pianta del genere. Comunque mi sono bucherellata da tutte le parti. C'ho anche un taglio, vabbè, qua nel dito, ma è la meno. Quindi ho passato un pomeriggio con le pinzette, mio padre con la lente e la luce e io con le pinzette a cavarmi questi spini dalle gambe. Quindi partiamo con questa piccola entrée per poi passare al negozio dove appunto i lavori come sempre devono partire, devono un po' iniziare ad andare avanti. Per chi non lo sapesse, sto aprendo il mio centro estetico ed è a tutti gli effetti come un parto, ve lo posso garantire. Non ho mai partorito, ma sto partorendo un centro estetico ed è credo più o meno la stessa cosa, perché soffri ed è un'attesa lunga, quindi devi chiamare mille persone, poi uno parla, come dire, scarica la patata bollente all'altro, chiami l'altro e incolpa un altro ancora. Un caos infinito, nel quale ovviamente l'interessata, che sono poi io, deve gestire il tutto. Nonostante ciò, bene o male, siamo arrivati a una, diciamo, uno spiraglio di luce. Poi non solo devo gestire tutte le email, vabbè, commercialista, quant'altro, ok, quello poco male, ma devo gestire anche la pagina social ovviamente dell'istituto. Quindi, tra l'altro, se volete andarla a seguire, si chiama Beauty Boutique by Elisa su Instagram. E lì ogni giorno pubblico qualcosa, che sia una storia, che sia un post. Mi piace essere attiva, e però essere così attiva comporta anche un impegno di un certo tipo, e sto preparando un tot di post e di storie da poi pubblicare quando non potrò farlo perché lavorerò. Quindi stiamo mettendo un po' il gas tutti quanti per cercare di farmi aprire il prima possibile. Quindi sono spesso in giro anche per il mobilio, per tutto quello che sono le attrezzature, ed è un lavoro anche questo, a tutti gli effetti è un lavoro. Quindi poi a breve sarò anche a un matrimonio, quindi magari faccio con voi un prepariamoci insieme, trucco, vestito e tutto quanto, come ho fatto in passato.
Però sì, diciamo che voglio essere sincera. Ho girato qualche video durante la sera in queste settimane, qualche video per YouTube con l'intento di metterlo su YouTube, ma poi quando andavo ad editarlo, a parte ero stanchissima e soprattutto non mi piacevano, e quindi visto che YouTube è nato come hobby barra un voler condividere con voi, come dire, un po' le mie passioni, le mie emozioni. Non voglio che venga, e non voglio e non ho mai voluto che questo diventasse un obbligo. Allo stesso modo voglio che resti così, cioè che resti un posto dove sia piacevole l'intrattenimento, ecco. Quindi non fare delle cose particolarmente o fatte male che non mi soddisfano o fatte perché mi sento in obbligo. Quindi questo è. Finito il pappone, direi che possiamo iniziare con i prodotti finiti del mese di novembre, che sono stati tantissimi, perché ragazzi dovete sapere che i mesi scorsi, in particolare lo scorso mese ottobre, è stato un mese poverissimo di prodotti. Cioè, quando ho fatto il video ho dovuto aggiungere i miei preferiti del periodo perché diventava veramente un video di 5 minuti neanche. In questo caso invece io ho veramente tantissimi prodotti. Considerate, questa è la sportina dei prodotti finiti, è piena perché, soprattutto per quanto riguarda i prodotti per i capelli, ne avevo aperti tanti tutti insieme. Quindi, a parte che sono finiti ovviamente tutti insieme, ma prima non riuscivo a terminarne uno prima di un altro. Quindi direi di partire e mi svuoto prima tutto qui come di consueto e poi ne parliamo. Allora, mi raccomando, il video sarà lungo, in più vi voglio far vedere qualche acquistino dell'ultimo periodo, quindi prendetevi una bella tazza di tè caldo, una cioccolata, mettetevi al caltuccio e ci rilassiamo insieme e parliamo di questi prodotti. Allora, vi ho parlato dei capelli e vi faccio vedere il motivo per cui ci ho messo tanto a finire dei prodotti per i capelli. Perché? Perché ho comprato questi due prodottini che mi sa vi avevo fatto vedere anche in un haul, e sono di L'Oréal Paris e il Vive Color Vive, e sono questi qua. Questi sono i classici shampoo e balsamo anti-giallo. In realtà io ho trovato solo questi, poi sicuramente online ce ne saranno di più. Io a Tigotà ho trovato solo questi due. Li ho voluti provare perché, come ben vedete, io da che avevo un capello principalmente appunto di questo colore, che è il mio colore naturale, quando sono andata dal parrucchiere ho fatto delle schiarature, come vedete, e all'inizio erano piuttosto freddine, dopodiché sono diventate molto molto gialle, non arancioni, ma un giallo veramente molto forte che non mi piaceva, trovavo mi sbattesse tantissimo. Quindi ho preso questi due prodotti. In realtà questo si dovrebbe utilizzare una volta alla settimana alternando gli altri prodotti. All'inizio facevo così, ma poi ho voluto dare proprio una botta di tonalizzante ai capelli perché ne avevano veramente bisogno, e ho notato che veramente questi prodotti hanno fatto la differenza. Adesso il balsamo più di tanto secondo me non è necessario, cioè sì, ha un colore violettino, ma non è tanto quello secondo me quanto più questo shampoo, che è il Purple Shampoo, ed è per capelli schiariti, biondi, decolorati e grigi. È pazzesco, è di un viola veramente potentissimo, e non dico mi rimanessero tinte le mani, ma dovevo sciacquare bene per farlo andare via. Invece sui capelli non è che li avete dopo completamente cambiati, ma sicuramente va a tonalizzare tantissimo, a buttare fuori dalle scatole quel giallo molto intenso che non credo piaccia a nessuno.
Comunque io avevo preso anche il balsamo fa il suo lavoro da balsamo, districante, però ecco, sinceramente mi è durato più lo shampoo perché ne serve veramente pochissimo e utilizzando lo shampoo con altri balsami io non ho notato differenze, per cui se dovete investire, secondo me potete investire solo e unicamente su questo. Come profumazione è abbastanza buona, non lo so, la L'Oreal mi dà proprio quella profumazione da parrucchiere, quindi quando entri in un salone di bellezza di capelli, ecco che secondo me quel salone lì ha questo odore qua, quindi un profumo che non so definire, ma buono, piacevole. Ecco. Ok, e niente, quindi questi due mi sono piaciuti. Se devo tenerne uno, tengo questo, anzi, credo proprio che lo ricomprerò. Questo qui invece, né caldo né freddo, quindi preferisco questo di gran lunga. Poi ho finito, sempre per i capelli, come shampoo, questo ultra dolce di Garnier, che è uno shampoo riparatore 2 in 1 con latte di vaniglia, polpa di papaya per capelli lunghi e danneggiati. Questo qui è uno shampoo che la cui profumazione non mi piace, cioè è troppo dolce, troppo. Ogni volta lo ricompro, però poi mi stomaca subito. Quindi tra tutti pulisce bene, è ottimo. Composizione di questi prodotti a me piacciono tanto, questo è anche idratante proprio come formulazione e ripara, districa, sì, è un buon prodotto però molto 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 dolce. Vi dico, se dovete provarlo, se volete provarlo, volete acquistarlo, sappiate che è veramente vanigliato. A me piacciono le fragranze vanigliate, ma questo è passa un po' di là. Quindi non lo so, sappiate che è molto dolce. E per quanto riguarda l'ultra dolce di Garnier, il balsamo idratante per capelli districati, questo qua che è al latte di mandorla nutriente, ha un profumino proprio leggerino, leggerino, delicatino, ma anche questo non mi fa impazzire. Lo trovo un prodotto molto neutro nel senso buono della parola, quindi molto delicato, molto soft, che non fa niente di più di quello che fa un balsamo, cioè proprio districare il capello, non lo appesantisce, ma ecco, si ferma qui, non fa chissà che cosa. Mi piacciono più gli altri, sia come profumazioni, sia come proprio sensazione del capello dopo. Poi, One Minute Scrub, questo è di Sunsilk, con zero siliconi e oli minerali, per detox per i tuoi capelli, cute capelli. Allora, questo è un profumo pazzesco, buonissimo, mi piace tantissimo. Ve l'ho fatto vedere anche nei prodotti preferiti per i capelli, si conferma un profumo veramente molto molto buono, anche di cocco e molto molto buono per i capelli. L'unica pecca che me l'ha fatto tenere lì per tanto tanto tempo è che secca, cioè secca, asciuga tantissimo il capello, la radice, la punta e di conseguenza anche poi il fusto del capello. Il che è ottimo per chi ha una cute grassa, per chi ha un capello che si sporca in fretta. Infatti, quando lo comprai, io avevo questo tipo di situazione, perlomeno sulla cute, mi serviva appunto uno shampoo che andasse a creare anche una sorta proprio di scrub di esfoliazione sulla cute. Allo stesso tempo avevo le radici che, soprattutto d'estate, tendevano a lucidarsi molto velocemente. Quindi questo trattamento io lo facevo una volta a settimana o ogni due, era proprio perfetto. Nell'ultimo periodo, fatte le schiariture e diciamo con i capelli che ovviamente facendo ferro, facendo pieghe eccetera eccetera un po' si rovinano, sentivo veramente questo tipo di prodotto un po' troppo aggressivo per il mio capello, quindi
troppo che lo andasse che andasse a seccare troppo i miei capelli, quindi ho preferito accantonarlo per un po'. L'ho finito, ma per me sarebbe rimasto ancora lì perché il mio capello non era più adatto a ricevere questo prodotto. Quindi è un prodotto che io promuovo, sì, però deve essere un prodotto utilizzato quando se ne ha necessità. Poi ho finito l'ennesima mini lac della Splendor, che sono sempre utilissime e comodissime da tenere nella postazione make up. Come vi dico sempre, per me, per quello che è il mio utilizzo, è una lacca che va benissimo. Il mio ragazzo, che ha il ciuffo, ha capelli molto più spessi e grossi dei miei, dice che è troppo debole come lacca, anche se qui c'è scritto fissaggio forte. Quindi fatevi un po' voi un'idea. Se avete un capello fino, secondo me va più che bene. Se avete un capello parecchio grosso che deve tenere una piega importante, magari prendete qualcosa di un po' più strong. Poi ho finito, sempre riguardo reparto doccia, ho finito lui, che è della Nivea, il Fresh Smoothies al lampone, mirtillo e latte di mandorla. Anche questo mi è piaciuto tanto, mi è durato tantissimo. Ne ho utilizzato sempre poco, poco, poco perché lava molto bene. Il profumo mi piace. È anche questo dolce ma fruttato, quindi magari rimane un pochino più secco, un po' più aspro, quindi sicuramente più leggero rispetto a quello alla banana, che dopo un po' veramente usciva da tutte le parti dei pori. Resta sulla pelle, molto piacevole, molto gradevole, ma ne ho trovato uno che mi piace di più. Poi andiamo avanti. Maschere. Allora, maschera per i piedi, questa di Sien, l'avevo già provata io, mi era piaciuta molto, l'ha provata il mio ragazzo. Questo è quella per tutti i tipi di pelle, che nutre e dona morbidezza alla pelle secca. All'interno ha olio di noce di macadamia e burro di karité per piedi morbidi. Questa qui, rispetto a quella anticallosità che non aveva fatto granché, non c'era piaciuta. Questa qui ci è piaciuta tantissimo e l'ho data, appunto, l'ho fatta provare a Matteo, che aveva dei piedi, utilizzando lui le scarpe antinfortunisti che potete immaginare. Questi qui sono stati una manna. Dopo aveva un piedino veramente, oltre a morbidissimo, tutte le crepe, tutte le parti, appunto, di secchezza sono svanite nel nulla, quindi questo prodotto costa pochissimo ed è veramente valido. Lui aveva questi e io avevo questi qui, che ho preso da Sephora di Patchology e Rosettos. Sono fantastici, anche perché questi qui sono fatti fuori, sembra quasi quella carta dei palloncini che sono tipo metallici, non so spiegarvelo, ed erano tutti rosa con i bicchierini di champagne disegnati, cioè proprio bellissimi. Questa costa un po' di più, credo di averla pagata 10 euro, e pensavo, me l'hanno venduta come la maschera che poi ti spella tutti i piedi, quindi io in realtà pensavo fosse questa. In realtà, anche guardando dei video di recensioni, non era questa. Sta di fatto che è comunque un'ottima maschera per i piedi, oltre a profumare tantissimo di rosa, che a me non piace, però in questo caso era una rosa molto dolce, molto delicata ed è buonissimo. Rende proprio il piede e fin su, fino a metà polpaccio, veramente veramente idratato e nutrito. Poi, sempre maschera viso, questa è al cocco, con lemongrass e acido ialuronico, 1,30 euro di bellezza ed è di Primark. Questa in realtà mi ha un po' deluso, perché non che io mi aspetti chissà quali miracoli dalle maschere di Primark, però questa qui, solitamente quelle che hanno il cocco, sono sempre molto nutrienti, idratanti, danno proprio questo senso di pelle che ha subito un trattamento. In questo caso,
Finita questa qui, forse sarà stato il lemongrass, non lo so, però la sentivo un pochino più tirare, tanto che ho dovuto fare un po' un impacco con la crema che utilizzo la notte. Quindi non lo so, questa versione qua non mi ha fatto impazzire, se devo essere sincera, quindi vi consiglio le altre, quella al fico, quella al cocco, solo cocco. Per quanto riguarda make-up, questo correttore multitask mi piace tantissimo, infatti ne ho comprati altri due, sono anche super abbinati alla mia camicetta. Ne ho comprati altri due perché sono davvero ottimi. Ottimi se volete correggere dei rossori, proprio utilizzarli come correttore, hanno un'ottima coprenza per essere così economici e non vanno a seccare la zona. Due, se volete utilizzarli nel contorno occhi, anche qui sono di un'idratazione pazzesca, molto molto leggeri, quindi non vanno a segnare, punto primo, punto secondo. Vanno anche un po' a idratare il contorno occhi e quindi non avete problemi di righette, proprio di contorno occhi secco, segnato, quindi lo trovo spaziale. L'ho utilizzato anche per farmi una base veloce, quindi applicato un po' sulla fronte, sulle guance, sul mento, ve l'ho anche fatto vedere in qualche video ed è pazzesco, si uniforma tantissimo all'incarnato e mi piace molto l'effetto che dà, quindi straconsigliato. E ho terminato sempre di Essence il Lip Care Booster Overnight Lip Mask, che adoro. È un peccato che sia finito ed è tantissimo prodotto perché sono la bellezza di 10 grammi di prodotto e non è poco. E mi è piaciuto da impazzire. Questo qui fa le labbra nuove. Se avete labbra secche, rovinate, screpolate, con dei taglietti ve le rimette al mondo. E io lo utilizzavo sia appunto la sera, prima di andare a dormire, utilizzato appunto sulle labbra. La mattina mi svegliavo che erano poi anche belle rimpolpate, perché quando sono idratate sono anche super rimpolpate le labbra. Ma non solo. Lo utilizzavo, magari mi iniziavo a truccarmi, lo mettevo e alla fine del trucco, quando poi dovevo mettere qualcosa sulle labbra, anche solo una tinta, quindi bella strong, le labbra erano già pronte. E per me è uno dei prodotti top, che si possono trovare sul mercato. Ok, con i prodotti ho terminato, vi voglio far vedere proprio le due cosine che ho comprato in questo periodo. Vi ho già fatto vedere questi due, ho comprato di Essence proprio per sopperire alla fine di questo. Ho preso il Lip Care Hydra Oil Core Balm, che è questo qua, che ha anche diciamo, un tondino con appunto del prodotto. Non so perché, ma mi sa di qualcosa mentolato e non è tanto idratante quanto questo, quindi l'ho già provato un paio di volte, ma questo è il mio personale commento dopo poche applicazioni. Mentre invece questa qua, che si abbina tutto violetto oggi, Lip Care Jelly Sleeping Mask, quindi più o meno stessa funzione di questo 8 grammi l'ho già un po' utilizzata e mi piace tantissimo, che ne parlano tutte, ero l'unica a non averla, la Vinilink, l'accento Charmed, e sono praticamente queste tinte labbra che hanno la particolarità di rimanere lucide ancora, quindi magari ci facciamo un look insieme. E poi finalmente, credetemi, l'ho cercata tantissimo, questa qua. E voi direte, ma che è? Questa è di Astra, l'Aqua Lip Stain, che ha un effetto di tatuaggio naturale. All'interno c'è acqua di amamelis, estratto di pera, uva, mandarino e mora. L'ho provata con uno scherzetto al mio ragazzo e proprio tinge le labbra in una maniera molto naturale, ma bellissima. E non si toglie, infatti lui era disperato. Poi insomma con un po' d'olio.
è venuto via, però davvero ci sono tante colorazioni, volevo prima provarne una, quindi ho preso questa che dovrebbe essere sul rosso con una punta di arancio e anche questa sono curiosissima di provarla. Molto bene, direi che ho detto tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, che spero sia a breve, mando un grossissimo bacio e vi saluto, ciao!